Buongiorno a tutti quanti. Jean ci sta illustrando in maniera analitica i motivi del perché siamo Chiesa, del che cosa significhi essere Chiesa e cosa siamo chiamati ad essere e cosa siamo chiamati a fare come Chiesa. Io voglio aggiungere molto brevemente qualche riflessione su questo tema. Allora, vi ricordate cosa è successo tra il 15 marzo 2020 e il 31 maggio 2020? Vi ricordate? Lo ricordiamo bene, eh? Era il periodo più difficile della pandemia, quello dove ci hanno detto che in tutto il paese dovevano essere sospeso qualsiasi tipo di riunione e anche quelle di chiesa. Però vi ricordate, abbiamo avuto, nonostante questa limitazione, abbiamo in qualche modo trovato maniere alternative di fare riunione. Abbiamo scoperto i programmi tipo Zoom, siamo diventati tutti quanti tecnologici. Vi ricordate, c'erano le dirette Facebook e YouTube collegati, oppure ci mandavamo i messaggi tramite WhatsApp. Abbiamo trovato delle maniere alternative di fare chiesa. Non era ideale tutto questo, però ciascuno di noi, proprio in quella situazione di estremo disagio, sentiva la necessità di essere più stretto all'altro piuttosto che separato dall'altro, cercava il sostegno e sentiva la necessità di comunità. E nonostante tutto, in qualche maniera abbiamo fatto comunità, anche se eravamo distanti. Forse sbaglio, però a mio avviso la Chiesa è stata più unita in quel periodo dove eravamo lontani che quando questa sala era piena. Vi ricordate che dovevamo trovare le sale, le sedie, anche quelle di legno, perché non c'era spazio. Come sempre la nostra Chiesa è stata a fisarmonica, un po' di più, un po' di meno, un po' di più, un po' di meno. Ma in quel momento particolare è stato molto molto stretta il nostro rapporto. E è stato in quel momento che, come pastore, sono stato veramente fiero dell'opera di Dio che il Signore ha chiamato a condurre, non perché sia bravo io, ma perché ha deciso Lui. Ho visto in quel momento gran parte degli insegnamenti domenicali cadere al posto giusto, tutte quelle cose che io, Michele, Bernardino, gli altri che si sono avvicendati su questo pulpito, hanno messo nel nostro cuore. Ha visto l'insegnamento alla compassione, la preghiera verso gli altri, il mutuo sostegno, ma soprattutto ho visto nella mia Chiesa la consapevolezza che non si può nutrire la propria fede, non si può crescere al di fuori del corpo di Cristo, la Chiesa. Una chiesa specifica, non una chiesa generale, ma una chiesa specifica fatta di persone reali, mani, piedi, occhi, sorrisi, braccia, prostate e quant'altro. Paolo dice questo, mi dà la prima slide, Efesini 4, 11, 16. Così, sotto ogni aspetto, ci avvicineremo sempre di più a Cristo, che è il capo del suo corpo, la Chiesa. Sotto la sua guida tutto il corpo, ben collegato e tenuto unito dalle giunture grazie al contributo di ogni singola parte, riceverà da lui quella forza che lo fa crescere nell'amore. Il paragone della Chiesa come un corpo è molto presente nella parola, e ci dice che il corpo di Cristo, la forza nel corpo di Cristo, la forza è proporzionale a quanto ciascuna delle sue parti è collegata all'altra, non a quante sono le sue parti, non a quante persone ci sono, ma a quanto quelle persone che ci sono collegate l'una con l'altra. E in questo più di una volta si è parlato che la Chiesa è una famiglia. Ora, da gennaio saremmo chiamati forse ad essere un po' meno ordinati, un po' meno strutturati, a prendere le cose così come vengono, con qualche problema con le basi musicali, vero Lucia, che bisogna risolvere, però l'abbiamo fatto lo stesso, magari meno serie di messaggi, perché quelle sono cose che piacciono a me,
magari messaggi più brevi, forse la lettura di passi in chiesa e il commento assieme. E tutto questo non deve spaventarci, ma ci deve far capire che chiesa è chiesa comunque, perché la chiesa non è fatta come la immaginiamo noi, ma la chiesa sta nel fatto di quanto siamo uniti come persone. La chiesa è una famiglia e in famiglia non c'è sempre uno che parla, perché una famiglia dove c'è sempre uno che parla è piuttosto una dittatura. Dovremmo riscoprire che cosa significa essere famiglia in Cristo anche la domenica, guardarci negli occhi, parlare assieme, incrociando le opinioni, proprio come si fa in una famiglia sana. In una famiglia sana ci si mette seduti spesso e si parla assieme, non c'è qualcuno che insegna sempre. Sì, qualche volta c'è qualcuno che insegna, ma il più delle volte si discute. Nei miei 30 anni di servizio al Signore ho incontrato spessissimo persone che magari venivano in chiesa per uno o due mesi e poi sparivano, improvvisamente. Senza che nessuno gli avesse fatto niente, senza che ci fossero stati contrasti, senza che magari non approvassero la teologia, quella è una possibilità, ma spesso venivano e sparivano. E quando magari le incontravi per caso, ti raccontavano che avevano scelto un'altra chiesa, che per loro era quella giusta, e era, scoprivi che era una chiesa online. Allora, per molti anni il podcast legato alla nostra chiesa è stato stabilmente tra i primi 10 podcast cristiani in Italia. Questo perché noi eravamo una delle pochissime chiese evangeliche in Italia che faceva podcast cristiani, per cui eravamo sempre tra i primi 10, molte volte erano primi o secondi all'interno delle varie classifiche. Poi la pandemia ha portato un po' tutti quanti sul web e tutti quanti hanno offerto video, audio, podcast, contributi, studi online. E chiaramente noi siamo crollati perché ci sono chiese molto più efficaci di noi e con molti più mezzi, per cui noi non compariamo più nelle classifiche, ahimè, dei podcast cristiani, ma va bene, perché significa che ci sono altri fratelli, altre sorelle che stanno facendo quello che noi abbiamo cominciato 20 anni fa, lo stanno facendo adesso in maniera migliore, con migliori mezzi. Allora, tramite essi, altri come noi riusciamo a nutrire persone, al di là della nostra collocazione geografica, ma mai nessun podcast, mai nessuno streaming online, mai nessun programma satellitare, mai potranno sostituire quello che significa la chiesa fisica, reale, fatta di uomini e donne che si incontrano assieme. Ora, non ci sono chiese perfette, e la nostra non è una chiesa perfetta, a partire da me che la conduco, non perché sono perfetto io, ma perché il Signore per qualche motivo ha scelto che voleva che aiutassi questa sua opera a Montefiascone. Ma questo la chiesa locale, anche se è imperfetta, è il posto dove cercare le risposte, dove attingere l'aiuto che serve a ciascun credente per mezzo di pastori, insegnanti, ma anche, soprattutto, dei membri di chiesa, i semplici membri di chiesa. Ormai viviamo nell'epoca dove i media hanno sostituito gran parte delle relazioni sociali, dove crediamo che la vita vera, dove crediamo di vedere la vita vera come attraverso i reality, Grande Fratello, Isola dei Famosi, anche se sappiamo bene che non stiamo vedendo la vita reale, anche se si chiama reality, dove sappiamo che le situazioni sono finte, che le persone stanno interpretando una parte. E purtroppo sapete che c'è? Abbiamo trasferito, molti credenti sono portati a trasferire questa idea del vedere la realtà su un device, su un tablet, computer, smartphone, sono portati a estendere questa presenza anche nella loro esperienza di chiesa. Purtroppo molti credenti servono che gli serve una chiesa fisica, ma gli basta una chiesa web. Intendetemi,
si possono solo ricevere chiaramente incoraggiamenti, suggerimenti, consigli. Dio può servirsi di Marco o di quant'altri per edificare, ammonire, illuminare, toccare il cuore tramite le predicazioni online. Io stesso vi ho incoraggiato più di una volta ad ascoltare altre cose oltre le voci che vengono da questo pulpito, però continuo a ripeterlo che nulla può sostituirsi alla Chiesa fisica. Continuo a ripeterlo da sempre. Ci sono 58 comandamenti nel Nuovo Testamento a cui non posso obbedire se non c'è una Chiesa fisica. E sono tutti quei comandamenti dove ci sta scritto l'uno l'altro. Amatevi, esortatevi, ammonitevi, accoglietevi l'uno l'altro. Se non c'è una Chiesa fisica, se non ho una Chiesa fisica, non lo posso fare. Né io né altri possono farlo tramite un mezzo elettronico. Allora, perché ho bisogno, mi date la prossima, perché ho bisogno di una famiglia spirituale? Il motivo del perché ho bisogno di una famiglia spirituale è che ho bisogno di altri con cui camminare. Paolo dice questo in Colossesi versetto 6 del capitolo 2. Come dunque avete ricevuto Cristo il Signore, così camminate in Lui. La Bibbia paragona spesso la vita spirituale ad un cammino. Allora, ci sono due benefici del non essere soli quando si fa un cammino. Il primo è questo, perché è più sicuro. Ora, camminare soli di notte non è mai stato una buona idea. La vita che viviamo, la vita che fa il mondo, rassomiglia molto a una notte. Più di una volta abbiamo detto che il mondo è in una notte spirituale. Una notte spirituale, ma come in quella fisica, è bene non camminare da soli. Una persona molto esperta della vita era Salomone, che scrive queste parole in Ecclesiaste. Ecclesiaste 4, versetto 12. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Chiaramente la corda a tre capi, ci stanno almeno due persone e il terzo capo è il Signore. Ah, per cui ho bisogno realmente di qualcuno, perché è più sicuro camminare nella mia vita spirituale assieme a qualcun altro. Ma soprattutto perché c'è più supporto. Questo, se vi ricordate, l'ha detto Gin la settimana scorsa. Cito testualmente le sue parole. La fedeltà è dura, è una fatica, richiede lavoro e intenzionalità. Si sa che i maratoneti di solito si allenano in gruppo perché è più facile continuare a percorrere a lunga distanza quando ci sono altri che ti incoraggiano. Gesù ha detto: rimanete in me, in altre parole, rimanete fedeli, e questo è più facile da fare nella comunità dei credenti. C'è un proverbio dello Zambia che dice: quando corri da solo corri più veloce, quando corri assieme ad altri corri più a lungo. Allora, la salvezza, la Chiesa, proclamare Cristo, non è una gara di velocità, ma è una gara di distanza, di durata. E se, dice la parola, se sei in compagnia duri di più. E noi vogliamo fare come Paolo, che raccontava che lui aveva durato fino alla fine e diceva: io voglio ricevere il premio, la corona del mio aver corso fino all'ultimo miglio. Mica perché aveva corso veloce, ma perché aveva corso la distanza. In Ebrei sta scritto, Ebrei 10, 25: non trascuriamo le nostre riunioni di chiesa come fanno certuni regolarmente, incoraggiamole invece, esortiamoci a vicenda. Ora, in un piccolo gruppo di chiesa come siamo noi in questo momento, si impara la fedeltà. Perché? Perché ognuno è una parte indispensabile, ognuno è una parte necessaria. Pensate se ci fosse una chiesa di due persone, perché il Signore ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo. Una chiesa di due persone dove manca uno, è difficile essere di aiuto e di sostegno dove c'è soltanto lui. Sì, il Signore può incoraggiarti,
ma se c'è una seconda persona, come dice Ecclesiaste, si dura di più. In un piccolo gruppo ci si incoraggia a vicenda, è la conseguenza naturale del rapporto che si crea, che si è creato da quando siamo assieme. È per questo che quando la Chiesa si fa piccola, come in questo momento, dopo che è stata grande, ogni persona è importante per incoraggiare l'altro e per essere incoraggiato personalmente. Se non hai una Chiesa, con chi cammini? Con chi cammini? Se sei da solo o da sola, oppure hai una famiglia o non hai una famiglia che cammina con te, come potrai essere incoraggiato? Il secondo motivo perché è necessaria una Chiesa è perché ho bisogno di lavorare con altri. Più di una volta il motto della nostra Chiesa è: amare non è un sentimento, ma amare è un'azione. E per agire in amore, il 99% delle volte ho bisogno di altre persone per adempiere i comandamenti di Gesù. Se io non ho altre persone da amare, come faccio ad amare in azione? Paolo dice questo, Efesini 2, versetto 10. È Dio stesso che ci ha fatto così e ci ha dato una nuova vita in Gesù Cristo per farci compiere quelle buone opere che Egli aveva preparato per noi fin dal principio. Per fare buone opere devo essere in una comunità dove posso operare e operare dentro la comunità ma anche fuori, aiutato dagli altri. Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni e dei talenti particolari, l'abbiamo detto più di una volta, abbiamo fatto anche gli studi. Ma molti di questi possono essere utilizzati soltanto se ho relazioni con gli altri e non se sono da solo, non se sono online. Doni di incoraggiamento, di discernimento, scacciare gli spiriti, l'abbiamo fatto anche lo studio sui doni. E questi sono tutti doni che online funzionano male. Anche perché lavorare, anche se per il Signore è stancante. No, è un piacere, ma ci si stanca. Sempre Salomone ha detto così, Ecclesiaste 4, i versetti precedenti a quello che abbiamo letto, Ecclesiaste 4 da 9 a 10. Due valgono più di uno solo perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti se uno cade l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Vi ricordate, Gesù non ha mai mandato i suoi discepoli da soli. Mi dai la prossima? Questo è uno, soltanto uno degli esempi che ci sono, Marco 6, versetto 7. Quindi riunì 12 discepoli e li mandò fuori a due a due. Vedete che li ha sempre mandati non da soli, ma li ha mandati in coppia. E questa è un'indicazione che non possiamo essere credenti isolati. L'ha detto anche due predicazioni fa Gin. Il lupo solitario, gli altri lupi se lo mangiano, per cui non puoi essere un lupo solitario. Molti, sia tra credenti che non credenti, vengono coinvolti però nella sindrome del fasototomi. Fasototomi che significa? Faccio tutto io. Così facendo, in breve tempo, sarai bruciato, sarai bruciata, non sarai di aiuto a nessuno, andrai in depressione e non riuscirai a fare neppure la metà di quello che avresti fatto se sei insieme ad altri. Faccio un esempio, è famosa nel mondo, anche se per alcuni è controversa, per me no, Madre Teresa ha fatto tantissime cose per i poveri in India, ma mica l'ha mai fatto da sola. C'era una struttura, c'erano persone, ci sono attualmente persone che fanno quelle cose, perché se non ci fossero state le persone che l'aiutavano, li aiuta le centinaia e le migliaia di persone, non sarebbe mai arrivato. Ora, in una chiesa di grandi dimensioni questo è impossibile. In una chiesa delle dimensioni attuali è parzialmente possibile, ma comunque è meglio avere incontri anche al di fuori di chiesa. In una chiesa molto grande normalmente ci si tende a disperdere, è per quello che nelle chiese molto grandi ci sono i piccoli gruppi. Il nostro è una chiesa che è un piccolo gruppo in realtà,
Per cui il fatto di essere connessi, come già siamo connessi, il gruppo WhatsApp, i gruppi di preghiera, adesso speriamo di ricominciare a fare anche qualche incontro extra. Perché? Perché saranno importanti dall'anno prossimo, forse è probabile che sarà più importante quello che facciamo fuori dalla Chiesa che quello che facciamo la domenica in Chiesa. Allora, in che fase ti trovi della tua vita spirituale? Nel faso totomi? Faccio tutto io? Oppure stai cercando una famiglia di Chiesa che aiuti a fare? La Chiesa è la famiglia di Dio che Dio ha creato per i suoi figli, per fare le cose assieme. E di quello io vi incoraggio a continuare, perché noi abbiamo sempre puntato su questo. Ora, il fatto che io sarò molto defilato, praticamente fuori dall'organigramma della Chiesa in generale, secondo me porterà più benefici che problemi, più frutti che problemi. Perché? Perché io sono un faso totomi, faccio tutto io, è un mio limite, io tendo a fare tutto quanto e a coprire quello che possono fare gli altri. Allora, il fatto che io sono così ingombrante, togliendo il mio ingombro, sono sicuro che la Chiesa farà molto di più di quello che sta facendo, si svilupperanno molto più i doni che avete personalmente. Mi date la prossima? Ho bisogno, il terzo motivo del perché ho bisogno di una Chiesa è perché ho bisogno di altri che vegliano su di me. Allora, quando partite per le vacanze, magari e avete magari un amico vicino di casa, gli dici di controllare più o meno la casa, dice: guarda, mi dai un'occhiata per vedere se magari qualcuno ruba, oppure guarda, mi controlli le piante, che se mancano un pochino d'acqua gliele dai, eccoti le chiavi, entri dentro nel giardino così gli dai le chiavi. Allora, se facciamo questo per la nostra casa, fisica, dovremmo anche chiederlo per la nostra casa spirituale, che è il nostro corpo. Ma visto che non puoi chiederla a qualcuno qualsiasi, non puoi chiedere a qualcuno, a uno qualsiasi, di vigilare su te, ti serve un gruppo di credenti dove sei amato, dove sei amata, e questo non lo puoi trovare su una chiesa online. Questo arriva soltanto in una chiesa fisica. Paolo afferma questo in Filippesi 2, versetto 4. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto di quello degli altri. E per fare questo serve una chiesa. Non c'è alternativa. Ma soprattutto mi serve una chiesa dove ci siano altri che mi amano. Perché magari ho anche amici, ma non mi amano come mi amano i miei fratelli in Cristo, in una chiesa reale, in un pezzo di corpo di Cristo, una chiesa locale. Allora, spesso esco da casa mia, magari senza essere pettinato, e c'è mia moglie che mi dice: caro Marco, datti una pettinatina che non ti sei pettinato. Allora, perché lo fa? Perché mi vuole bene. Quale utile ha mia moglie a dirmi che sono spettinato? Nessuno, non trae nessun vantaggio, ma mi vuole bene. Mi dice: Marco, guarda, datti un'assestata, perché se vai fuori così ti prendono per scemo, con la cresta di cavallo a 60 anni, no, non è il caso. È come se uscissi con i pantaloni sbottonati. Dice: Marco, tira su, perché non è bello vederti. Quale utile ha? Nessuno, ma mi vuole bene e lo fa. Spesso nella vita di credente, nella mia vita di credente, ci sono cose che non ho pettinato bene o zip che non ho tirato su, ma che mi farebbero apparire sciocco o peggio di sciocco, proprio insensato, davanti alle persone e soprattutto davanti a Dio. Un peccato ricorrente ed evidente, una decisione sbagliata, un comportamento da correggere, dove c'è qualcuno che mi vuole bene e mi dice: Marco, sai che c'è quella cosa che stai facendo? Sa che mica va bene davanti al Signore. Tu fai come vuoi, ma ti dico che
forse dovresti ripensare a quello che stai facendo. Perché? Io non ho nessun utile, ma te lo dico perché l'utile lo trovi tu quando ti metterai, ti pettinerai davanti al Signore. Uno che lo vuole, che mi vuole bene e che non lo fa per vantaggio personale può salvarmi dall'imbarazzo di stare davanti a Dio con una situazione pericolosa, ma anche davanti agli uomini con una situazione pericolosa. Allora, siamo sicuri, sono sicuro, sei sicura di uscire la mattina pettinato o pettinata o con la zippa alzata? Se c'è qualcuno nella tua famiglia di chiesa che ti consiglia di pettinarti, lo fa per il tuo bene, perché ti vuole bene. E questo è un po', e quindi in questo posto tu non lo trovi online, non lo trovi se fai il lupo solitario, ma soltanto se hai un corpo di chiesa. In conclusione, la chiesa è un imparare a camminare assieme, a lavorare assieme, a vegliare sull'altro assieme. Questa è una cosa che non finiremo mai di imparare, perché dice vabbè, ho fatto 20 anni in una chiesa, a questo punto lo so fare. No, è una cosa che devo continuare ogni giorno a fare. Questo è un versetto che avete già sentito da Gin, Atti 2, 46-47. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. La Chiesa è fatta per accogliere altre persone che vivono attorno, che camminano da sole, che lavorano da soli e non hanno nessuno che vegli su di loro. E queste persone che Gesù sta cercando attraverso la Chiesa, il corpo di Cristo in giro per il mondo, e anche tramite questa Chiesa. Leggevo ultimamente, stavo rimettendo a posto le varie carte, e leggevo tutti i nomi delle persone, sono quasi 200 persone che sono passate per questa chiesa. Oh, di molti nomi mica li ricordo chi erano, perché in 20 anni sono passate tante di persone e poche sono andate via sbattendo la porta, ma molte si sono trasferite, sono andate via, hanno cambiato vita, sono tornate ai loro posti. Quelle persone sono state nutrite, quelle persone hanno conosciuto, molte di loro hanno conosciuto Cristo in questa chiesa, per cui il nostro dovere l'abbiamo fatto, ma lo stiamo ancora facendo anche se siamo in un momento di magra della nostra chiesa. Allora voglio dirti darti un'ultima sfida. Cosa farai? Accetterai di nuovo la sfida di continuare a crescere, anche se la forma della tua chiesa cambia, anche se il luogo potrebbe non essere più questo, un luogo più piccolo o una casa? Accetterai di continuare a far parte di un corpo di Cristo che si riunisce e che si ama e si incoraggia? Se accettiamo, se accetti, Gesù è in serbo per te e per la corpo di Cristo che rappresenta questa chiesa, ancora un mare di avventure da vivere assieme, di vivere assieme per la gloria di Cristo. Fermiamoci a pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu hai inventato una cosa stupenda che si chiama chiesa, un luogo dove noi possiamo essere noi stessi, dove possiamo essere incoraggiati, possiamo essere accuditi, possiamo essere aiutati, possiamo essere d'aiuto. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io lo so che ho bisogno di camminare con altri, è per questo che faccio parte di una chiesa. È un luogo più sicuro, so che sono in sicurezza quando sono in una comunità. So che la chiesa locale mi dà supporto e so che in una chiesa posso trovare altri con cui lavorare
È per quello, Signore, che voglio continuare a pregare per la mia comunità, per questa comunità. Voglio continuare ad impegnarmi in questa comunità, fornendo aiuto, supporto, presenza. Signore, so che lavorare è stancante, ma Tu mi dai forza quando sono in comunità, in chiesa. E Signore, io ho bisogno degli altri che veglino su di me. E io voglio essere colui o colei che veglia sugli altri perché li amo. Io voglio stare in un posto dove ci sono altri che mi amano. Signore, Ti prego per la mia comunità, che Tu possa continuare a benedirla in qualsiasi forma essa si trasformi. Tutte queste cose te le prego nel Tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.